Eder. Mech. Palliser. Mio padre dal Pakistan voleva che restassimo a Novellara, ma Danish diceva che dovevamo scappare. In casa venivano fatte riunioni per far del male a Saman, non solo quando scappò in Belgio, ma anche quando era in comunità. Da quando è successa questa roba, ho tenuto tutto dentro di me. Ogni giorno soffro e mi voglio liberare. La notte non riesco a dormire. In camera mia ho attaccato le foto di mia sorella e, quando le guardo, sbatto la testa contro il muro e mi dispero. So che se adesso dico tutte le cose come stanno, mi libero un po'. Questa cosa me la porterò dietro tutta la vita, ma se c'è qualcosa che mi può aiutare a sfogarsi, parlando, dire le cose come sono andate e come è successo. E per la giustizia di mia sorella. Ho provato anche a farmi male, in comunità a Parma ho bevuto il profumo, non ce la facevo più, avevo troppe cose in testa, non riuscivo a portare tutte le cose con me. Sono cresciuto in quella cultura, da piccolo i miei genitori mi hanno insegnato che non si poteva fare amicizia con le ragazze, era vietato. E per questo ho mandato la foto del bacio di Saman ai miei parenti. In quel momento avevo la loro stessa mentalità, per me era una cosa sbagliata. Ma ora è tutto cambiato, da quando sono in comunità. Mi sento anche di essere italiano. Per come penso ora, hanno fatto una cosa sbagliatissima. Una volta dopo che Saman era tornata dal Belgio, mio padre aveva bevuto e ha puntato il coltello verso di lei, io mi sono messo in mezzo, le l'ho strappato dalle mani, e l'ho buttato via. Mi sono ferito e ho ancora la cicatrice. Mio padre mi ha picchiato tante volte. Ho paura di rispondere, ho paura di mio padre. Obbligava mia madre a piangere per finta per convincere Saman a tornare a casa. Mio padre picchiava mia madre e Saman, che era più coraggiosa di me, più forte di me, si metteva in mezzo. Tra mio padre e mia madre quando lui la picchiava per difenderla, e allora anche in quei casi Saman prendeva tante botte. Quella notte quando i miei genitori preparavano le valigie per partire per il Pakistan per scappare, li ho visti mettere in valigia le scarpe che mia sorella indossava quella notte. Quelle scarpe bianche da ginnastica che non sono state mai ritrovate. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.